Abbiamo la possibilità di sentire anche Laura Partenio, grande entusiasmo in casa Foppa, primo posto in classifica. Qualcuno dice che dopo 6 giornate non vuol dire molto, però intanto siete primi in classifica, Laura. Sì, porta sicuramente molto morale il fatto di aver fatto bene oggi, aver fatto un'altra volta, di esserci risollevate, e quindi sono 3 punti importanti, altri 3 punti d'oro, e adesso pensiamo alla prossima in casa con Monza. Cosa avete fatto molto bene a caldo, poi analizzerete la partita con calma, e cosa secondo te, dove avete ancora dei margini di miglioramento? Le prime cose che ti vengono in mente. Nei momenti caldi siamo riusciti a fare molto bene muro difesa e contrattacco, e quindi lì siamo riusciti ad essere molto efficienti. Poi c'è stato un calo d'attenzione, sette che abbiamo perso, però poi ci siamo riprese bene in quarto e siamo andate. Un campionato molto equilibrato, lo si diceva con altre ragazze che ho sentito prima, ecco. Cosa può fare la Foppa secondo te? Immaginiamoci una sfera di cristallo e confermami che sono tante le squadre che possono puntare in alto in questo campionato. Sì, no, sono veramente tante le squadre che possono puntare a risultati molto importanti. Noi ovviamente ci puntiamo, ci crediamo fino alla fine, e quel che verrà, verrà. Un inizio che ti aspettavi o oltre le previsioni? Dai, sii sincera. Non lo so, perché dipende molto dal nostro gioco, quindi... Cioè noi ce la giochiamo con tutte, e il fatto di vincere e anche perdere e poi rivincere ci dà quella sicurezza che possiamo lottare contro tutti. Grazie mille. Prego, ciao.